Andrea Caroppo, sono un parlamentare europeo, sono la prima esperienza, vengo dal sud Italia, in particolare dalla Puglia, che è una regione che fa parte del network di Nereus, anzi l'ha presieduto questo network per qualche anno. Prima esperienza, anche se svolgo adesso il ruolo di relatore ombra per il mio gruppo, il programma Spazio, quella di l'incontro che c'è stato è stato davvero un incontro che mette al centro quella che è la cooperazione tra le regioni che usano le tecnologie spaziali, ed è stato un modo per toccare con mano quanto cose che attraverso i programmi dell'Unione Europea, in modo particolare con Copernicus, si può fare. Abbiamo fatto passi in avanti molto importanti dalla creazione di un programma vero e proprio. Speriamo che la Commissione ci confermi, nel quadro finanziario pluriennale verrà confermata una dotazione importante per rendere al meglio quello che è il nostro compito. In modo particolare, in una fase in cui in questa legislatura i temi più importanti saranno quelli della lotta al cambiamento climatico, quindi quelli del Green New Deal e della digitalizzazione, il settore dello spazio ci cade a fagiolo, quindi sarà fondamentale spingere su queste nuove tecnologie. Per una regione, per esempio come la mia, una regione che ha una serie di problemi di carattere ambientale, un settore come quello dello spazio, sia per l'upstream, ma in modo particolare per le tecnologie che a valle si possono sviluppare, può essere un esempio di riconversione particolarmente importante ed incisiva. Quindi un'industria ad emissioni limitate e soprattutto una possibilità di dare occupazione a tante aziende, a tanti cittadini. E per questo le ipotesi possono essere davvero tante, molteplici. La Puglia è una regione che vive di agricoltura, l'agricoltura di precisione può essere un'occasione importantissima per migliorare la produzione, ma anche per ottimizzare la risorsa, per ottimizzare l'acqua, per ottimizzare e ridurre l'uso di pesticidi. La lotta che si può fare contro gli incendi in una regione che sconta dei momenti di siccità e quindi ha bisogno di avere un monitoraggio degli incendi, oppure per quanto riguarda un controllo dell'aria, della qualità dell'aria, dell'inquinamento che può avvenire da varie fonti. Copernicus, ma in generale tecnologie spaziali possono essere davvero molto utili. Noi siamo pronti alla sfida e la vinceremo tutti insieme.